Mamma mia, raga, ferma, fermate, fermate. Io qua voglio Franco Battiato in ogni nostro video, veramente, cioè, questo, ogni volta una scoperta, signori. E penso che sia una scoperta anche quella, lo stanno utilizzando anche a Master Duel, signori, ok. Poi ci trovo mappa di Piripedia, all'inizio di Manfese dopo aver raggiunto un posto con Zerg, e poi dopo aver raggiunto la donna fino alla fine del prossimo turno, non puoi attivare effetti non attivato. Ok, vabbè, gli serve per evocare... Oh, ho capito perché ho utilizzato quella carta. In modo che lui si aggiunge biblioteca reale direttamente dal suo deck. Non gli interessa nulla di perdere 4.000 punti. E lui lo vuole utilizzare chiaramente per sfruttare l'effetto secondo cui, dopo l'utilizzo di un'immagia, può mettere un segnalino su questa carta. Quindi giustamente è un Exodia, ragazzi. È un Exodia, tranquillo, come al solito, che adesso cercherà di pescare tutto il mazzo. Non ci riuscirà, noi gli daremo un sacco fastidio. Già abbiamo la punishment dogmatica, abbiamo addirittura il cattura per la biblioteca reale magica, perché non possiamo utilizzare gli effetti. Insomma, signori, è fatta qua, dai. E come voleva si dimostrare, signori, vedete, già non abbiamo neanche avuto bisogno, si arrende proprio direttamente. Va bene, iniziamo bene. Non che mi dispiace in questi video in cui andiamo a giocare proprio in maniera impegnativa di vincere così, cioè con gli avversari che si arrendono de base, però insomma mi piacerebbe anche andare a giocare, no? Come in questo caso. Allora, utilizziamo immediatamente la giara della dualità. Grazie a questa carta risotterremo le prime tre carte del nostro mazzo. Benissimo, non serve. Benissimo, questa serve invece. Prendiamo la carta della nostra bellissima win condition che ci fa vincere dichiaratamente la partita. Potrei utilizzarlo dopo, però, signori, utilizzatelo sempre all'inizio. Questa è veramente una grandissima carta, specialmente se siete sempre ben protetti, come in questo caso, va a fare veramente i buchi. Lui, signori, non va assolutamente a far fare nulla all'avversario, perché è un mostro che impedisce le evocazioni speciali. Quando mettete questo mostro, gli avversari dichiaratamente impazziscono e non fanno nulla. L'unico modo per abbatterlo è utilizzare, ovviamente, Raijeki, piuttosto che carte come Impermanenza Infinita, piuttosto che, però, signori, non gli fanno mai nulla. E infatti, signori, mettono solo la viverna ingranaggio antico, che è una cavolo di carta, tra l'altro. C'è l'ingranaggio antico, proprio il mazzo che abbiamo fatto vedere nel cartaceo, signori, è l'ingranaggio che ci sta chiamando. Lo vogliamo prendere, lo facciamo vedere con il cartaceo, così proprio ci divertiamo, no? No, mi dicono che è meglio giocarcela, signori. Mi dicono che, come al solito, è meglio andarcela a vivere senza far mischiare carte. No? Che regia di bastardi, però, signori. Cioè, si può dire, si può dire una brutta parolaccia, signori. Bene, considerando anche che l'ingranaggio antico è un mazzo che vuole assolutamente evocare specialmente, direi che questa partita, insomma, è andata. No, ragazzi, no. Ecco, ripeti con me, qui si gioca per vedere questa bellissima scritta, ossia Victory. Potremmo andare a fare un video, no? Gioco finché non perdo, tipo Gauntlet, no? Sarebbe una cosa abbastanza carina, anche se vogliamo, eh. Poi vorrei utilizzare lo spolverino dell'arte, però vi mettono quella singola carta che non serve a nulla, a cui non posso far nulla, e quindi, signori, proprio... Io parto tutto così fomentato e purtroppo mi devono, posso dire un brutto termine, mi devono far ammosciare. Qui il primo che ride gli piazzo un 2 sul registro, signore, lo sbatto fuori e lo mando dal preside. Guarda come mi utilizza bello spolverino dell'archia adesso, guardate come si sente, proprio il profumo, tipo il barbecue, no? Ah, vabbè, c'eravamo quasi, gioca un bellissimo Adamancy Vator, signori, dove sono tutti... Oh, attenzione, gioca anche dei mostri Gargoyle Gorgonico, chi l'aveva mai visto questo? Che bellezza, signori. Allora calma, andiamo subito a tarpare le ali, come è giusto che sia. Non ci sono solo ragazze che tarpano le ali, ma c'è anche il Dark and Dio guarda, grazie a cui l'avversario non può avere più mostri di una stessa tipologia. Quindi lui è roccia, sì, ho paura che sia roccia, anche lui è roccia, sì, ho paura che sia roccia. Potrà avere solamente lui sul terreno un mostro con 0 di attacco. Noi potremmo stare lì a camperare ad aspettare che ci arrivino i mostri con cui andare in cassa. E si passa all'end phase, signori. Come vedete poi ci vuole poco, ragazzi, ci vuole poco. Ecco, abbiamo anche cattura. Io ora comincerò a tenermi le carte in mano, perché non sia mai mi prende lo spolverino, non sia mai mi prende quella carta strana. Vedete, signori, molti pensano che Yu-Gi-Oh! Bisogna vincere subito, cioè questa parte. Io ciò che dico invece, signori, ma quel bellissimo Yu-Gi-Oh! Che noi abbiamo tutti conosciuto 20 anni fa, quello Yu-Gi-Oh! In cui le partite duravano 50 anni, tutta la ricreazione, tutta, mi ricordo addirittura il prolungamento, tutta la mensa, quello è lo Yu-Gi-Oh! Vero, questo è lo Yu-Gi-Oh! Che noi tutti dobbiamo inseguire, personalmente, quello che io molto personalmente prescritto. Ecco che comincia a mettere tutti in difesa e i mostri arrivano ad essere pesanti. Ecco, vedete, abbiamo lei che scalpita, c'è lei che sta lì e frega. Poi mi fanno emozionare, poi io devo cominciare ad emozionarmi, poi esco fuori.
dal personaggio, insomma, poi comincia a essere un macello, ragazzi. Però c'è odore di Spearmoth, ragazzi, sappiamo bene che è un bellissimo numero, che insomma quando esce potrebbe essere molto interessante. Ma sempre attenzione allo spolverino dell'arpia. L'ha fatto, signori, l'ha fatto finalmente. Questo è un mazzo, cioè sono tre partite su tre in cui si stanno arrendendo, e vi dico solamente questo: Antometa si conferma ancora una volta il mazzo per eccellenza. Veramente io chiamerei il video: si arrendono tutti, non vince mai nessuno. Soprattutto visto e considerando queste belle combo che ci troviamo nella mano, beh, veramente tanta bella roba. Questo ci utilizza addirittura il fotonico, signori, e qui la tensione aumenta. Ecco che iniziano ad entrare i bellissimi mostri come il drago esplosione fotonica stella vassallo. Veramente bellissimo stacco materiale Xyz, poi che fa? E i mostri che lui controlla non possono essere distrutti, ma soprattutto il drago fotonico, occhi galattici, mitico, sempre bellissimo. Ci abbiamo anche fatto il deck cartaceo, Lamborghini, non poteva essere altrimenti, visto che è un mazzo veramente incredibile che rappresenta e definisce tutta un'era. Ma noi non siamo lì a guardare ed andiamo anche questa volta benissimo, siamo già veramente a cavallo, signori. Ma andiamo prima con una delle combo più belle che vanno a contraddistinguere il mazzo Antometa. Già la della prodigalità, andiamo a mandare 6 carte e peschiamo 2 carte. Ok, facciamoci utilizzare l'Ash, va bene, bravissimo. Ok, fuori una, benissimo, fuori Ash. Quindi secondo l'avversario io ora non potrei più pescare. Però c'è un piccolo problema, c'è un piccolissimo problema che io... Oh, ho giara della dualità, madonna, che peccato, mannaggia, e c'ho anche... Pensate, c'ho Ecclesia, oddio, c'ho Prigione del Drago di Ghiaccio, quindi c'ho, mi stai dicendo che potrei prendere... c'ho l'imbarazzo della scelta qui, qui ho veramente l'imbarazzo della scelta, però... Visto e considerato che siccome lui stacca materiali per fare Photon Prime e io ho nella mano, cioè, comunque perché mio lui va a vedere che prigione ci può stare benissimo, signori. Colpo solenne lo utilizzerei solo nel momento in cui va a evocare robe che mi fanno star male, proprio intimamente parlando. Prigione va benissimo, mi spiace che probabilmente non potrò utilizzare Spearmoth, però con calma, signori, con calma, la pazienza è la virtù dei forti. Giustamente mi utilizza Afterglow e adesso che arriva Afterglow ho tutti i bei mostri ciattolini di tipo drago, direi che possono andare a farsi benedire. Deve rimanerne solo uno sul terreno e quello che rimarrà, beh, ho paura che avrà una triste sorta. Ma niente, amona cavolata! E via, se ne vanno tutti, rimane solo Stella Vassallo. Non so perché abbia attuato questa mossa, forse con Prison, sì, effettivamente magari avremmo potuto avere dei problemi, però... rimane il fatto che c'è comunque fotonico al cimitero che io posso rubare proprio tramite i signorini qui. E beh, potrebbe essere un problema per l'avversario. Però lui dice: non voglio farmelo bannare. Vabbè, non te lo banno, non c'è problema. Signori, prego apprezzare questa volta sul nostro terreno, gentilmente in prestito concesso dall'avversario, drago fotonico, occhi galattici. Non va a bannare assolutamente nulla, ma anzi adesso sarà lui che, passato dalla nostra parte, Andrea, madonna, mi sembra quasi tipo quando Nami di One Piece tradisce i suoi amici, no? Doveva essere Nico Robin quella che tradiva sempre, però a un certo punto Nami ha deciso benissimo. Il drago fotonico fa la stessa questione adesso, cioè, oltre al danno la beffa, signori. Allora, un altro Archangel One per non saperne leggere né scrivere. Adesso è molto interessante questa strana coppia, signori, il drago drago fotonico, occhi galattici, che non solo va a fare il diavolo a 4 contro il suo stesso proprietario, ma anche il pachycefalosauro, che adesso impedirà qualsiasi tipo di evocazione. Come se non bastasse, abbiamo anche... ce ne può essere solo uno, ce n'è abbastanza per fare un film horror alla Dario Argento. Sarà molto interessante vedere adesso l'avversario che cosa farà. Ora si arrende anche questo, quali sono le scommesse per cui si arrende anche questo? Non so, signori, Madonna quanto è forte il fotonico, signori, madonna, fotonico, che cosa ci regala, quante emozioni! Emozioni per cui sì, l'avversario non è che vada a condiscendere ad una vera e propria resa, però poco ci manca, insomma. Ciò che l'avversario non sa è che comunque passandoci i turni, noi ogni carta che peschiamo è comunque un macello, perché procediamo con i nostri attacchi. Ecco qui, quindi, drago fotonico, occhi galattici, via! Come nel nostro mazzo cartaceo Lamborghini, bellissimo! Attacchi diretti, incredibili per l'avversario. Mi spiace che non abbiamo fatto questo pezzo con il soldato galattico, altrimenti mettere il Cyber Dragon Nova, che tra l'altro qui abbiamo nella combo con Waking the Dragon, insomma... tanta roba, signori. Ultimo turno per l'avversario. Adesso o si arrende oppure cade con onore. E in tal caso, beh, daremo la giusta...
il giusto onore delle armi. Ragazzi, signori, Prison, quanto svolta Prison, anche Cattura sarebbe stato molto forte. Cattura forse un po' meno, perché non ci avrebbe permesso di attaccare, però Prison è veramente un macello, signori, cioè giocatela perché è veramente the best in the world. Via! Direttamente il drago fotonico, occhi galattici, che va a far secco il suo stesso proprietario. Veramente un film horror, signori, che roba. Insomma, signori, non possiamo dire nulla con questo mazzo. Cioè, veramente io mi sto rendendo conto che ogni mazzo che acchiappiamo lo sfonda. Cioè, non c'è niente da dire. Io non ho voluto giocare sempre con questo mazzo perché poi mi rendo conto un po' pesante. Poi le persone, no, pensano, ma forse questo che vuole, voglio vedere altri mazzi, perché pare che, no, pare che tutti i mazzi in questo gioco possano essere forti. Lo sono sicuramente, se ben buildati, se buildati nella maniera giusta. Però bisogna anche considerare che ovviamente al top, al vertice, il top non è mai per tutti, signori, questo ricordiamolo, questo vale nella vita, vale nei giochi, vale dappertutto. Antometa è un mazzo che perlomeno spinge per arrivare al top. E questo ciò che è veramente molto, ciò che piace del mazzo, questo suo carattere, questo suo romanzo criminale. Attenzione, mette la spada di bambù spezzata, attenzione, interessante questa roba. Equipaggia il nostro mostro, no, questo matto vuole utilizzare un qualcosa stile... Lo so, tu vuoi utilizzare il Nightmare Tale, quello che abbiamo fatto vedere. Vedi perché poi non dobbiamo mettere certi mazzi, perché poi ce li utilizzano contro. Cioè, assolutamente no, gioco del coniglio, tra l'altro, niente, è finito. Non può far nulla, signori! Ordine imperiale che distrugge completamente. Poi la cosa bella di Antometa è che è equipaggiato per ogni situazione. Ed è veramente questo ciò che piace ed è stupendo. Guarda, utilizza tutto, non succede nulla, tutto negato, tutto, signori, ma che spettacolo è questo? È qui che bisogna iscriversi, bisogna cliccare sulla campanella. Via, vedete una carta che si arrende, no? Io non voglio continuare a girare il dito nella piaga. Basta per oggi, direi basta. Questa sera mi sono proprio divertito, si può dire, signori, è il fotonico che distrugge se stesso, 1000 mazzi che si arrendono, cioè su 4 partite, un mazzo su 4 che non si è arreso, è veramente tanta roba. E questo è Antometa, e questa è la versione migliorata di Antometa, che qualche volta andiamo a far vedere. Sapete bene che questo è uno dei nostri mazzi preferiti, anche del cartaceo. Abbiamo la nostra versione Lamborghini, adesso l'abbiamo un po' annacquato con un po' di essenza dogmatica, che male non fa. Quindi il package con Entis, con Punishment, con Eccle, è veramente molto molto bello, signori, e vince, che è sempre in ultima analisi ciò che ci interessa. Grazie per la visione, so che tutti vorranno questa lista, tutti l'hanno voluta sin dal principio, la vorranno anche in questo momento. Abbiamo il nostro gruppo dei campioni over, guarda sotto in descrizione, vai, entra nel nostro gruppo di allenamento, il gruppo dei campioni over, che è il nostro gruppo Telegram in cui entrano i patroni, le persone che donano, chi li supporta, e signori, lì avete tutto, lì è la nostra piattaforma per aiutarvi. Nel momento in cui voi supportate noi, si riceve giustamente un supporto, e in questo modo voi avete un doppio vantaggio: sia continuano i nostri video, questi video che sono molto utili per darvi delle prospettive di gioco, e sia ovviamente avete tutto quello che vi serve. Nel gruppo dei campioni over avete l'allenatore dedicato che vi regala le carte, potete chiedere liste, combo, praticamente tutto. Guarda sotto, vai su Patreon e lì trovi tutte le indicazioni per entrare nel nostro gruppo di supporto e consulenza. Alternativamente, se vuoi entrare per sempre gratis subito, puoi anche prendere uno dei nostri mazzi precompilati, se qualcuno vuole donare al canale per supportarlo in questo modo. Come tutti siamo un team e abbiamo tanti mazzi che possiamo fornire, però guardate sotto in descrizione, contattate i nostri compagni di team, lì loro vi spiegheranno tutto. Però, signori, veramente giocate a Yu-Gi-Oh! In tutte le sue forme, signori. Io negli ultimi tempi, adesso abbiamo ripreso un po' di video di Master Duel, ma come avete visto, come ho dimostrato, noi vogliamo Yu-Gi-Oh!, noi parliamo, noi amiamo fare Yu-Gi-Oh! A tutti i suoi livelli, sia a livello cartaceo, sia a livello di simulazione del cartaceo, e sia a livello di simulazione virtuale, proprio e-sport, come Yu-Gi-Oh! Master Duel. Quindi, signori, veramente giocate a Yu-Gi-Oh! Nella sua totalità, perché è un cavolo di gioco veramente sempre stupendo. Quindi, come sempre, iscriviti, clicca sulla campanellina, condividi il video con tutti i tuoi amici su Facebook, Telegram, Instagram, facci arrivare dappertutto, noi, tutti insieme noi! E facciamo vedere al mondo come cavolo si gioca a Yu-Gi-Oh! Per divertirsi, ma soprattutto vincere. Quindi, come sempre, il nostro grido di battaglia è quello più vero e quello più forte. Stay over, stay sempre super, oltre!